Iperturbazione a Sanremo, ce l'avete fatta. Qual è la prima impressione di questo festival? Elettrizzante, direi. È un tritacarne, è anche un palcoscenico unico, però ci arriviamo con 20 e passa anni di musica insieme, 12 da professionisti, diciamo, ci sono 12 anni che giriamo veramente l'Italia in lungo e in largo suonando dal vivo, di palchi ne abbiamo fatti tanti, questo non vuol dire che siamo pronti per quello dell'Ariston, però vuol dire che abbiamo delle gambe solide su cui stare. E quindi tutto questo ci elettrizza perché è molto divertente, perché Sanremo è il misto, la contraddizione totale, continua. Trovi miseria e nobiltà messi a fianco, c'è di tutto, e quindi è diciamo proprio bipolare in un certo senso, e noi nelle contraddizioni ci stiamo bene da perturbazione, perché le nostre canzoni parlano esattamente di quello, parlano del punto di rottura, del dubbio, come non so, Lucio Dalla che ti dice in Mary Louise del dentista che si è innamorato di un dente e non lo vuole più torturare, è un po' quello il nostro punto, cioè dove c'è la crepa nell'asfalto lì tra il nostro seme si va a posare, cresce una canzone. Speriamo che questo seme arrivi a tutto il pubblico di Sanremo, in bocca al lupo per questa sera. Avete un rito scaramantico prima di salire sul palco? Ce l'abbiamo, ma non te lo racconterò mai. ti pare? Se no, che scaramanzia è? Ciao.